Un solo caso di positività dal Covid-19 è registrato nella giornata odierna in Abruzzo su 628 tamponi analizzati, 0,1% di positivi sul totale, e una vittima in più rispetto alla giornata di ieri. Sono questi i numeri dell'emergenza sanitaria nella nostra regione, che vede gli attualmente positivi a 468 con una diminuzione di 18 unità rispetto a ieri. 67 pazienti, meno 4 sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 3 numero invariato rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 398 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Con questo nuovo caso il totale dall'avvio dell'emergenza sale a 3280 casi diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo, dall'Università di Chieti e dal laboratorio dell'ospedale dell'Aquila. 2355 sono le persone guarite, in totale in Abruzzo sono stati eseguiti complessivamente 92.800 874 test di cui 86.703 sono risultati negativi. Del totale dei casi positivi, 247 si riferiscono alla AsL Avezzano sul Mono 828 alla Lanciano Vastochieti, 1540 alla di Pescara e 665 alla AsL di Teramo.